Ciao ragazze, bentornate. Domandone, il mio fidanzato mi ha appena detto che si parte per il weekend. Aiuto, io quando mi si fa questa domanda entro nel panico più totale, nel senso che sono una di quelle persone che mette in valigia la qualunque, 1000 jeans, pantaloni, vestiti, scarpe, 3000, niente. Alla fine sono riuscita, proprio perché pensando a voi, ho detto proviamo a dare qualche consiglio su come ridurre lo spazio e portarci magari soltanto davvero un borsone. Quindi io ho pensato che si potrebbe partire con una tuta come questa, che è in seta, a cui abbinarci magari una zeppa se siete comode, perché comunque che voi partiate in macchina o che voi partiate in treno, comunque con un pantalungo vi potete anche accavallare a un certo punto le gambe, togliere le scarpe, siete comode. Poi ci sarà sicuramente l'aria condizionata in macchina o in treno. Vi portate una giacchetta tipo questa, una sorta di chanellina, le chiamiamo così, e adoro questo mix perché questa può essere una dritta, nel senso che i colori polverosi come il cipria, il salvia, la carta da zucchero, abbinati a colori acidi intensi come può essere questo giallo becco d'oca, crea un contrasto deciso. E poi ci abbinate una tracollina dove metterete i vostri oggetti personali, come questa, per cui sono impazzita in cuoio, con del cavallino e una stampa jacquard di Missoni. Poi in valigia ancora potete metterci, perché magari arrivate che è già ora dell'aperitivo, quindi se siete un po' più ragazzine universitarie, quindi un po' più giovani anche di me, potete indossare uno short di jeans semplicissimo, oppure ancora a cui abbinare una felpa come questa, che è matela setra puntata in cotone a manica corta, divertente perché ha anche questo girocollo con dei cristalli. Se poi invece non avete voglia di mostrare troppo le cosce e siete un po' più mature, un bermuda e sarete super chic. Un bermuda Vichy. E come scarpa cosa ci abbiniamo? Allora, io non sono tanto per il tacco per la sera d'estate, nel senso che in città magari il tacco 12 sì, però a questo punto preferirei o una flat, un sandalo piatto come questo, un infradito, gold anche ci sta bene, oppure semplicissimo bianco con dei listini cordati. Poi se preferite metterci il tacco, perché no, però purché siano delle zeppe davvero come la castagnette che indosso, piuttosto che un sandalo in cuoio e legno. Poi vi sveglierete, sarà ora di fare una splendida colazione e di avviarsi verso la spiaggia, immagino, per cui perché non indossare una tutina bianca in cotone come questa, freschissima, che ha quel gusto, quel sapore retro un po' Riviera, Amalfitano, Saint-Tropez. Vi abbinate una cintura, dei sandali, anche qui torno a dire il flat comunque, e poi indossate i vostri occhiali da sole, assolutamente, ne portate anche solo un paio perché non esageriamo, un cappello in paglia tipo Panama e siete a posto per il weekend, la valigia è fatta, ciao ragazze!